Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo un sondaggio SVG del 26 marzo del 2020 sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Il confronto è oggi con il 16 di marzo. Vediamo che il primo partito è la Lega, sopra il 30% al 30,2%, era al 31%, perde lo 0,8%. Il Partito Democratico al 20,3%, perde lo 0,2%. Il Movimento 5 Stelle al 13,8%, guadagna lo 0,6%. Fratelli d'Italia all'11,8%, perde lo 0,2%. Forza Italia al 5,7% guadagna il 0,4%, Sinistra MDP al 3,7% guadagna lo 0,2%, Italia Viva di Renzi al 3,2%, invariato, Azione di Calenda al 2,6% perde lo 0,3%, i Verdi al 2,3% guadagnano lo 0,1%, Più Europa al 2,2%, perde lo 0,2%, cambiamo di Totti all'1,3%, guadagna lo 0,1%, altri partiti 2,9%, guadagnano lo 0,3%, chi non si esprime è il 40% in aumento di 4 punti percentuali. Quindi in questo sondaggio vediamo che la Lega è sopra il 30%, nel sondaggio fatto ieri davano la Lega al 26,5%, una differenza di 4,5 punti percentuali, davano il Partito Democratico praticamente al 23%, anche qui 2,5 punti di distanza. Altri sondaggi vedono saldamente Fratelli d'Italia sopra il Movimento 5 Stelle e qui lo vedono sotto di 2 punti percentuali. Quindi attenzione sempre che i sondaggi sono da prendere assolutamente con le pinze. Adesso andiamo a vedere le ultime notizie riguardanti la malattia. Intanto vediamo che i numeri in Italia dall'inizio del contagio fino ad oggi sono 74.386. Le vittime a ieri alle 6 di sera, alle 18, sono 7.503. Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha accusato questa mattina sintomi febbrili. La conferenza stampa prevista per le 18 è stata comunque confermata. Cambia l'elenco delle attività produttive considerate essenziali dopo l'incontro tra governo e sindacati. L'appello di Conte anche ai benzinai, che vorrebbero incrociare le braccia a partire da oggi. Il principe Carlo, 72 anni, erede al trono britannico della regina Elisabetta, è positivo al test. La Spagna è a 3.434 morti, più della Cina. Nel mondo è stata superata la quota di 400.000 contagi. Ma vediamo l'ultima notizia arrivata, è quella delle 22.36. WTO, recessione probabilmente peggiore del 2008, e io ci metterei sicuramente peggiore. Recenti proiezioni stimano una recessione e perdita di posti di lavoro peggiore della crisi finanziaria di una decina di anni fa, lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO, Roberto Azevedo, commentando il possibile impatto economico. Passiamo ad un'altra notizia, contagi in Gran Bretagna salgono a 10.000. Aumentano ancora i casi nel Regno Unito e i numeri dei decessi, anche se si segnala un netto calo rispetto a ieri sul tasso di letalità registrato. I contagi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 9.529, con un picco di 1.452 in più in un giorno, secondo l'ultimo dato aggiornato in serata dal Ministero della Sanità britannico, mentre i decessi sono diventati 465, ossia 43 in più nelle ultime 24 ore contro gli 87 registrati tra lunedì e martedì. Passiamo negli Stati Uniti, Biden, riaprire per Pasqua?
una catastrofe. L'esponente Dem nella corsa alla Casa Bianca ha ammonito durante un briefing virtuale che riaprire gli Stati Uniti nella scadenza temporale suggerita da Donald Trump a Pasqua sarebbe una catastrofe. Tutti vogliamo tornare alla normalità al più presto, ma sarebbe una cosa catastrofica da fare per gli americani e la nostra economia se facciamo tornare la gente al lavoro mentre cominciamo a vedere l'impatto della distanza sociale, ha detto, avvisando che si rischia una seconda impennata di infezioni. La Francia ritira le truppe dall'Iraq. La Francia ha deciso di ritirare le sue truppe dall'Iraq a causa di quello che sta succedendo. Alle 22.13 Mattarella firma il decreto, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto del governo che contiene le nuove misure restrittive per fronteggiare l'emergenza. Il Canada approva un piano da 69 miliardi, anche il Senato canadese, dopo la Camera, ha approvato un pacchetto di misure da 107 miliardi di dollari canadesi, 69 miliardi di euro contro la crisi. Metà della somma saranno aiuti diretti alle persone e alle imprese, l'altra metà differimenti e di pagamenti fiscali. Il piano premette e permette di lanciare una nuova prestazione d'urgenza, uno stanziamento che fornirà 2.000 dollari canadesi, 1.300 euro al mese per 4 mesi ai lavoratori rimasti senza stipendio a causa dell'emergenza. Passiamo a un'altra notizia, contagiata la vice premier spagnola, lei che si chiama Carmen Calvo, risultata positiva al nuovo test, era stata ricoverata domenica per un'infezione respiratoria, il secondo tampone conferma la positività. Draghi, stiamo affrontando una guerra, una tragedia potenzialmente di bibliche dimensioni, così l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi scrive sul Financial Times parlando di quello che sta succedendo nel mondo. I governi, ricorda Draghi, stanno mettendo in atto misure per salvaguardare la salute di tutti, misure coraggiose e necessarie, ma questi provvedimenti hanno anche enormi costi economici. Per evitare che la recessione a cui stiamo andando incontro, secondo Draghi, diventi depressione, i governi devono ricorrere a strumenti eccezionali, ricorrendo ad una crescita significativa del debito pubblico. La perdita di reddito del settore privato dovrà essere eventualmente assorbita in tutto e in parte dai bilanci dei governi. Livelli di debito pubblico più alti diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e sarà accompagnata da una cancellazione del debito privato. Stiamo affrontando una guerra e dobbiamo comportarci di conseguenza. Passiamo ad un'altra notizia, gli Stati Uniti congelano i movimenti delle truppe all'estero. Il capo del Pentagono, Mark Esper, ha firmato un ordine per bloccare tutti i movimenti delle truppe degli Stati Uniti all'estero per 60 giorni per il contagio, lo riferisce la CNN citando tre fonti della difesa americana. Si stima che il provvedimento riguarderà circa 90.000 militari fra truppe in partenza o di ritorno, circa due corpi d'armata. Un'altra notizia, Capua, la malattia non è stata creata in laboratorio. Assolutamente no, dice, è un problema che deriva dal serbatoio selvatico. Non sappiamo ancora quante specie animali abbia colpito prima di arrivare all'uomo. Vorrei dire ai complottisti che il codice a barre, la sequenza di questa malattia di cui si parla nel TGR Leonardo, è parte integrante della pubblicazione. Lo ha detto al TG1 alle 20 Ilaria Capua, che dirige l'One Health Center of Excellence all'Università della Florida, in merito alle polemiche nate da un servizio del TG Leonardo del 2015. Un'altra notizia, chiuso da stasera alle 21 il Parlamento della Gran Bretagna. È chiuso in anticipo di una settimana rispetto alla pausa di Pasqua a causa della malattia. Una mozione per il recesso anticipato presentata dal governo di Tory Boris Johnson è stata votata a larga maggioranza alla Camera dei Comuni dopo il completamento alla Camera dei Lord dell'iter di approvazione della legislatura d'emergenza destinata ad assicurare prerogative eccezionali all'esecutivo e maggiori poteri alle forze dell'ordine sullo sfondo della malattia. Primo caso a Santa Marta, dove vive il Papa.
quindi l'albergo del Vaticano dove vive il Papa. La notizia è filtrata questo pomeriggio e viene data per certa, anche se dalla Santa Sede ufficialmente c'è solo silenzio. A risultare positivo al contagio è un monsignore italiano della Segreteria di Stato, che nel frattempo è stato ricoverato in un ospedale di Roma. Il Vaticano finora ha annunciato 4 casi. Al primo, confermato il 6 marzo, un monsignore arrivato da Bergamo, si sono aggiunti un dipendente dell'ufficio merci e 2 dipendenti dei musei vaticani. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente commentare. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.